perché i dati in ingresso che mi hai dato, ovvero il vettore portata, è più grande della dimensione della matrice, quindi ci sono dei numeri che io non sono riuscito a mettere lì dentro, e me lo dice. Lo stessa cosa se io ci mettessi 91, mi dice guarda che mi hai definito una matrice più grande dei numeri che mi hai dato, e quindi ho lasciato degli elementi vuoti. Quindi se sbagliamo la dimensione perché il prodotto delle due non fa la lunghezza del vettore, non c'è problema, ce lo dice. Se però sbagliamo la dimensione perché invertiamo le due, il prodotto rimane inalterato, non mi dice nulla. Ecco, qual è la differenza? Allora, la differenza è questa, che se io ho, allora facciamolo con quattro numeri, 1, 2, 3 e 4, e io definisco una matrice con questi quattro numeri, la posso fare in due modi. La matrice può essere 1, 2, 3, 4, se è una matrice 2x2, oppure può essere 1, 2, 3, 4. Ecco, capite, no? Cioè, se io cambio l'ordine della dimensione, vado a ricadere o in questo caso o in questo caso. Io quale voglio? Voglio questo. Perché? Perché voglio che i valori di portata vadano tutti nella prima colonna per il primo anno, tutti nella seconda colonna per il secondo anno e così via. Allora, vabbè, adesso proviamo a battere in Dio, però dopo dobbiamo andare a verificare se ho ottenuto il risultato che volevo. Allora, proviamo. Allora, adesso che come faccio a verificare? Attenzione, ho battuto in Dio, facciamo CTRL-L, proviamo a fare M portata, aperta la quadra, 1 virgola. Che cos'era la prima dimensione? La prima dimensione era l'anno, quindi, perché ci ho messo 90 come prima dimensione. Quindi questi numeri che adesso mi appaiono, se va tutto bene, dovrebbero essere relativi all'anno 1920. Allora, facciamo così, per fare prima, per essere più chiari. M portato da 1 e poi la seconda dimensione facciamo 1/100. Questi sono, se ho fatto tutto giusto, i primi 100 numeri del 1920. Ripeto, se ho fatto tutto giusto. Andiamo a verificare portata da 1 a 100. Sono gli stessi numeri o no? No. Allora vuol dire che devo invertire le dimensioni della matrice. È chiaro? Cioè, torniamo indietro. Quali sono stati i passi che ho fatto? Attenzione, torno indietro. Ho definito la matrice in questo modo. Gli ho dato le dimensioni in quell'ordine, 90x165. Quindi vuol dire che prima ci ho messo l'anno, perché gli anni sono 90, e poi ci ho messo il giorno, e i giorni sono 365. Bene, allora, se ho fatto le cose giuste, attenzione, dopo vado a prendere la stessa matrice per il primo anno, 1920, giorni da 1 a 100. Bene, eccolo qua. Poi però vado a prendere la serie originale. I valori da 1 a 100 sono riferiti al primo anno, giorni da 1 a 100, quindi dovrebbero essere gli stessi. Non sono gli stessi, vuol dire che ho sbagliato le dimensioni, vanno invertite. Adesso invertiamo le dimensioni. Allora facciamo 365,90. Molto bene. Ecco qua di nuovo la mia matrice. Adesso facciamo di nuovo la verifica. E facciamo M portata, attenzione, invertiamo gli indici, da 1 a 100,1, e questi sono i miei numeri, e adesso tiriamo fuori portato da 1 a 100, sono gli stessi numeri, perfetto. Molto bene. Ok,
Adesso abbiamo messo in una matrice che ha al primo indice il giorno, al secondo indice l'anno, i nostri valori. Adesso ogni anno va ordinato. Ogni anno va ordinato. Allora, siete pronti per fare questa cosa? Allora, R prevede un modo, un'unica istruzione, che io non ricordo onestamente, per ordinare tutte le colonne della matrice in ordine decrescente. Ecco, siccome stiamo parlando soltanto di 90 colonne, io invece, perché dal punto di vista didattico mi è più utile, vi proporrei di fare un ciclo. Cioè, ciclicamente ordiniamo tutte le colonne, dalla prima fino alla 90ª. Allora, ricordatevi che gli elementi essenziali di un linguaggio di programmazione di tutti sono i cicli e le condizioni. Quindi noi adesso impariamo in R come si fa un ciclo, ovvero come si fa in questo specifico linguaggio di programmazione a ripetere la stessa istruzione 90 volte su dati diversi. Bene. Allora, attenzione, seguitemi. Tanto al primo colpo secondo me non lo becco. Allora, per prima cosa devo crearmi una matrice vuota di dimensione uguale alla matrice dei dati. Questa matrice vuota la andrò a riempire con i dati ordinati. Ecco, tenete presente che quando si lavora con matrici è molto meglio definirle prima. Ok, allora, per prima cosa io faccio m portata ord uguale array 0, la riempio di zeri, dim uguale c 365,90. Bene. E qui c'ho una matrice di zeri. Molto bene. Procedo con il ciclo. Adesso vado a riempire la matrice che adesso contiene solo zeri, la vado a riempire con le colonne di m portata ordinate in ordine decrescente. Bene, allora faccio for, attenzione, for è l'istruzione che in R mi permette di fare il ciclo. Adesso bisogna fissare un indice per il ciclo, cioè quella variabile che a ogni giro del ciclo aumenta di 1. Quindi dico i, è la mia variabile, in 1, 2 punti, 90. Batto invio. Attenzione, R mi dice più. Perché che cosa si attende adesso? Adesso si attende che io inserisca l'istruzione da ripetere 90 volte. Allora facciamo questa istruzione m portata ord apro la quadra virgola i. Perché virgola i? Perché il primo indice lo lascio libero, il secondo mi deve variare da 1 a 90, cioè l'indice dei giorni lo lascio libero, l'indice dell'anno lo faccio variare da 1 a 90 e quindi lo metto uguale a i. Questo è uguale a sort m portata quadra virgola i, chiusa la quadra, non mi ricordo più com'era, decrease, uguale t. Direi che ho chiuso tutte le quadre, ho chiuso tutte le tonde. Dovrebbe funzionare. Adesso provo a battere invio. 9,
decreasing. Bene, non c'è problema. Richiamo il for e richiamo l'istruzione. Ecco qua, fatto. Allora, adesso dovrei aver ottenuto il mio risultato finale. Vedete che con Excel ci avremmo messo più tempo. Adesso mi manca solo da fare un grafico. Perché, attenzione, in teoria sono già pronto. Nel senso che ho una matrice dove ogni colonna, da 1 a 365, ha i numeri che compongono la curva di durata di quell'anno. Proviamo a fare vedere come viene un plot di M portata ord. Giusto, non credo di beccarci al primo colpo, ma proviamo. E poi facciamo type uguale line. Vediamo se lo prende. Allora, preso l'ha preso, vediamo come c'è saltato fuori, sarà un incubo. No, così non va bene, perché mi ha messo dalla prima e la seconda. Allora, per fare il grafico, io direi, dunque intanto aspettate un attimo che provo a fare così. Dunque, aspettate un secondo. Se faccio così mi dovrebbe dare il plot della prima curva e basta. Infatti vedete, questa è la prima curva. Cioè se io faccio plot M portata ord, proviamo a vedere se faccio così che cosa succede. Da 1 a 90. No. Bisogna fare un ciclo, c'è poco da fare. Allora, facciamo un ciclo, così finiamo l'esercitazione per la domanda 2. Allora, intanto facciamo plot M portata ord, virgola 1, type uguale line. Allora, così facendo ho ottenuto la prima curva di durata. Bene. Però adesso la mia intenzione era quella di dire su questo grafico vado a sovrapporre tutte le altre curve. Però c'è un problema, perché R mi dà questa possibilità su un grafico esistente di andare a metterci sopra degli altri grafici. Quindi la mia idea era su questo grafico con un ciclo vado a sovrapporre tutte le altre curve. C'è un problema però, che la scala dell'asse delle Y, se io vado a metterci sopra le altre curve mi vado fuori da questa scala. Quindi la prima curva di durata del 1920 la devo visualizzare in una scala di Y che va da 0 fino a 10.000 per essere sicuro che le contenga tutte. Sono stato chiaro? Allora rifacciamo questo grafico specificando la scala dell'asse Y e si fa così. Aggiungiamo un ulteriore argomento, richiamo l'istruzione precedente, metto una virgola. Ecco, l'ulteriore argomento è Ylim, direi, vediamo se mi ricordo bene, è uguale a C0,10.000. Questa è l'istruzione, adesso vi metto qua il grafico e vedete che adesso ci siamo. Adesso siamo pronti per fare l'ultima istruzione, che è il ciclo, che mette tutte le altre linee sopra. Vedete quello che avevo detto prima, che mi aspettavo una curva di durata piatta? Così, eh? Ok, adesso facciamo il nostro ciclo. Andiamo a recuperare il for di prima. Però lo mettiamo in 2,90, perché dobbiamo partire dal 1921. E adesso l'istruzione per mettere delle linee su un plot esistente è lines. Così, vorrei vedere un attimo cosa serve l'ultimo comando che abbiamo dato.
Questo serve a dare la variazione dell'asse delle y per 0,10.000, fissa la scala dell'asse delle y, perché altrimenti quello che ho fatto prima mi faceva variare l'asse y da 0 da 1000 a 5000, dopo se ci metto sopra le altre curve mi va fuori da quella scala, cioè non stavano nel grafico. Allora, lines, allora, m portata chord virgola i. E secondo me non ci vuole nient'altro, perché non bisogna dirgli che la scala dell'asse y gliela abbiamo già data, non bisogna dirgli che è una linea, perché nello scrivere lines è già una linea. Allora l'ha preso, andiamo a vedere l'incubo che ci è saltato fuori. Beh, non è un gran incubo, diciamo che è esattamente quello che volevamo. Bene. E siamo arrivati alla fine della domanda 2. Attenzione, qui la durata va da 0 a 365, non va tra 0 e 1. Se la volete cambiare bisogna semplicemente il primo grafico, cioè bisogna mettere sia nell'istruzione plot che nell'istruzione lines, dargli l'asse delle x e darlo variabile tra 0 e 1. Però ci va bene così, perché abbiamo detto che spesso la curva di durata la vediamo visualizzata da 0, con durata da 0 per 165. Ecco, vedete che a questo punto anche calcolare la media e sbatterlo lì sopra sarebbe immediato. Prego. Perché ha messo 1 e non i. Cioè nel ciclo ha messo... però c'è la linea su 0, dunque mi sembra tutto giusto, però allora praticamente la vostra collega c'era un errore nel ciclo for, quindi non aveva fatto il ciclo for, quindi non ha fatto l'ordinamento su tutte le righe della matrice. Queste sono, se fate le istruzioni così non vi dà errore, dovrebbe essere tutto ok. Sì, dica.